Ben ritrovati su Teletrading TV, sono Matteo Maggioni di Trendy.biz. Nel video di oggi vedremo come inserire gli indicatori e come inserire le strategie all'interno di un grafico della TradeStation. Apriamo anzitutto un foglio di lavoro e vi inseriamo un titolo. Prendiamo un titolo dell'S&P MIB italiano, ad esempio il titolo Tenaris. Lo rappresentiamo a partire dal 2004 eccolo qui disegnato. Questo è l'andamento di Tenaris sull'orizzonte temporale che abbiamo selezionato. Per inserire gli indicatori all'interno di questo grafico, il metodo che diciamo, offre la TradeStation è molto veloce. Basta infatti cliccare su Insert Indicator e subito ci si apre una finestra in cui sono elencati tutti gli indicatori che di default la TradeStation ha inserito. Vediamo ad esempio la DX in varie formule, vediamo anche la correlazione, il MACD, chiaramente le medie mobili, il parabolico, l'RSI, eccetera. Quindi davvero numerosi indicatori quelli inseriti all'interno della TradeStation. Se vogliamo selezionare la DX, ad esempio, possiamo farlo, viene fissato come orizzonte temporale 14, quindi 14 barre. Ed ecco che la TradeStation disegna questo indicatore al di sotto del grafico dei prezzi. Un altro indicatore che ben si combina con la DX è l'indicatore parabolico, o conosciuto anche come SAR, Stop and Reverse. Inseriamo anche questo, l'indicatore parabolico viene inserito all'interno del grafico dei prezzi. Stessa cosa per quanto riguarda le medie mobili, che sono uno strumento molto utilizzato da tutti i traders e da tutti gli analisti. Ecco, disegniamo adesso tre medie mobili, la prima con lunghezza 4, la seconda 9 e la terza 18. Ecco, come possiamo vedere, anche in questo caso la TradeStation ha disegnato le medie mobili sul grafico dei prezzi. Per poter modificare l'orizzonte temporale degli indicatori e eventualmente anche per cancellarli è molto semplice, basta selezionare il singolo indicatore, schiacciare sul tasto Canc oppure fare doppio clic e si riapre nuovamente la finestra in cui sono inseriti i parametri dell'indicatore stesso. Sempre all'interno della funzione Insert vi è un altro menu importante, che è quello Strategy. Cliccando su Strategy si apre questa finestra in cui sono elencate le strategie automatiche inserite di default all'interno della TradeStation. Cos'è una strategy? Beh, una strategy non è altro che un insieme di regole operative che vengono applicate ad ogni barra e queste regole vengono verificate in automatico dalla TradeStation. Se le regole sono verificate, quindi se danno un segnale positivo, allora il sistema darà un consiglio di acquisto o di vendita. Prendiamo ad esempio il sistema parabolico, cliccando su OK, bene, la TradeStation disegna sulla serie storica passata delle frecce di acquisto e delle frecce di vendita, quindi va a testare sul passato, sul titolo Tenaris in questo caso, come il sistema parabolico si sia comportato. Quindi possiamo vedere, andando a scorrere nel passato, i punti di acquisto e i punti di vendita sul titolo Tenaris applicando questa tipologia di operatività.